quest'anno che è la migliore. Però stiamo tracciando due strade al fine di cercare di risolvere il problema, quantomeno per quest'anno, e poi programmarci per gli anni successivi. Quello che ho fatto io con ANCI Sicilia, quindi con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, è un intervento fatto ieri in Consiglio regionale e poi programmato già come intervento nei confronti di Scavone e di Musumeci, al fine di uscire quelle che sono le linee guida del famoso, della famosa delibera, quindi stabilire effettivamente quali sono i servizi integrativi, aggiuntivi, eccetera, eccetera, certo. Perché questo ci può aiutare nell'immediato a dare una copertura ai ragazzini che devono andare a scuola, soprattutto quelli gravi e gravissimi che hanno necessità della vostra assistenza, perché li conoscete come i vostri figli. Per cui nell'immediato questo potrebbe essere un buon intervento, per cui in questo momento Orlando, che è il presidente di ANCI Sicilia, sta scrivendo, se non l'ha già fatto, devo vedere nelle mie ricevute, una nota pesantissima al governo regionale, dove obbliga il governo regionale, e noi saremo là tutti i sindaci con le fasce se non la fanno, a scrivere queste benedette linee guida, perché hanno scritto loro una cosa ma non ci hanno scritto come farla. Tutto qua, quindi ci hanno detto fate questo, ma non ci hanno detto come. Quindi il problema è quello lì. Quindi questo è il nostro intervento. Ora lascio la parola all'onorevole Di Palla, che vi racconta cosa sta facendo la deputazione regionale insieme al nazionale. Io vi dico, il problema, voi lo sapete, l'ha creato questo assessore, l'ha creato questo governo regionale, che a un certo punto chiede sto parere al CGA, e questo parere del CGA ha scombussolato tutto senza che poi ci hanno dato una soluzione. Quindi hanno creato il problema, ma poi hanno scaricato le colpe qua e là ai comuni, alle scuole, eccetera eccetera. Cosa stiamo facendo? Noi abbiamo chiesto chiaramente, e stiamo proseguendo su questa linea, una proroga per quest'anno, una proroga del servizio. Perché? Da un lato perché siamo in piena pandemia e quindi abbiamo difficoltà ad organizzare un servizio che è stato fatto negli anni, tra l'altro anche se non l'hanno fatto altre regioni, a noi non interessa, perché se per una volta la regione siciliana era avanti rispetto ad altre regioni in termini di diritti, in termini anche di servizi che noi eroghiamo ai cittadini, in questo caso cittadini più deboli rispetto ad altri cittadini, non vedo perché questa cosa non debba continuare. Proroga che stiamo chiedendo sia al governo regionale, continuamente facendo pressione sull'assessore Scavone e su tutto il governo regionale, ma stiamo utilizzando pure Roma, perché abbiamo investito pure la Presidente della Commissione Istruzione, che a sua volta ha già parlato sia con l'assessore Scavone che con Suraniti, che è il responsabile dell'ufficio scolastico regionale. So che ha fatto dei passaggi già a Roma, perché stiamo utilizzando Roma come testa d'ariete per cercare di scardinare questo muro che hanno alzato, diciamo, in questo periodo, scaricando le colpe. La incontrerò più tardi, che mi darà i dettagli, perché già da qualche giorno lavorano su questa cosa. Voglio sapere i dettagli per quanto riguarda le tempistiche. Ovvio che, come ha detto il sindaco, dice, stiamo lavorando su due binari diversi, di modo tale da avere sia un fronte che un altro, però non è possibile che in piena pandemia, dove c'è personale ATA che al momento è completamente impreparato, perché quella è assistenza di base. Siamo in piena pandemia, quindi loro sono già sovraccaricati di altro lavoro, sanificazione, attenzione alle distanze, eccetera. Li conosciamo. Commissione Covid. Per quest'anno noi la linea che stiamo seguendo è che per quest'anno il servizio così com'è si deve prorogare. Dopodiché, però, io la cosa che ho, l'invito che ho fatto è che già il giorno dopo, appena otteniamo questo discorso della proroga, o comunque appena ci sistemiamo per quest'anno, si comincia a lottare. Si comincia a lottare, perché questa vertenza non si deve chiudere con l'ottenimento poi del servizio. Assolutamente. Noi sistemiamo il servizio, facciamo in modo che parta. Dopodiché che parte in maniera adeguata, che non può essere l'integrazione di un'ora, perché per me il bambino, il ragazzino deve andare in bagno o ha bisogno, come l'anno scorso. Dopodiché il giorno dopo ci si siede, si fa un tavolo, come dire, tutti insieme di concertazione, per trovare poi una soluzione a questo servizio che deve essere, diciamo, gestito. Poi dico, questo è un mio parere personale, dico, ma poi vedremo, cioè che non è possibile che la cooperativa si prenda 23 euro, per dire 22 euro, quello che è alla lavoratore viene dato 8-9 euro, 7 euro, così come per gli assistenti di genere personale,
così che come per gli altri. 7-7. Dico, questa cosa secondo me è bene che ci sia l'ANCI che si è presa, diciamo, questo. E io sono contento perché poi c'è, diciamo, un altro ente importante che, come dire, spinge su questa cosa. Sono tutti i comuni, quindi tutti i comuni insieme che spingono. È un bel passo questo. Quindi dico, io spero le tempistiche, io poi mi interfaccerò con il sindaco, ma anche con i vostri rappresentanti, per dire i dettagli, diciamo, di quali possono essere le tempistiche. Ovviamente no, teniamo sempre alta l'attenzione. Io dico, ho fatto una battuta oggi, dico, va bene che siamo qui davanti al comune, dico, però i comuni in questo momento sono stati scaricati, dico, in qualche modo gli hanno scaricato una responsabilità immane, quindi voi siete qua in termini anche di vicinanza all'istituzione, perché il comune è un'istituzione, l'abbiamo precisato, però dico, su questa cosa, se ci sta la per dire si sta lavorando in sinergia, e sono contento pure che anche è stata investita Angie da parte di Roberto, che subito si è mossa. Dico, secondo me sta cosa, lavorando in sinergia e tenendo alta l'attenzione, io spero che prima possibile la riusciamo ad ottenere. Ma se dovesse iniziare, chi ci chiama? Com'è? Chi ci chiama? La proroga è per... La cooperativa che avevamo. Aspetta. Allora... Tu lo sai che questo... Scusate un attimo, dico, la proroga per noi come organizzazione sindacale va bene, la proroga, però contemporaneamente bisogna seguire una linea che è quella dell'internalizzazione di questo servizio, perché non è possibile. Questo abbiamo chiesto alla politica, gliel'abbiamo chiesto al sindaco Roberto, gliel'abbiamo chiesto all'onorevole, gliela stiamo chiedendo anche alla politica nazionale, che è quella che ci salverà da un governo regionale incapace. Non è possibile che noi dobbiamo spingere con Roma su una cosa che dovrebbe fare Palermo. Esatto. Cioè, questo è un paradosso solo ed esclusivamente siciliano. Stiamo chiamando i nostri a Roma, quindi i deputati, i presidenti di commissione, per spingere Palermo a fare una cosa. Siamo alla follia. Noi siamo sindacati. L'unico referente che abbiamo sono i lavoratori, i diritti, gli interessi dei lavoratori. La regione non è stata incapace, è stata capacissima a tagliare posti di lavoro e servizi. Non va bene. Dopodiché abbiamo acquisito ed è un grosso passo, se ho capito bene. Nella manifestazione, anche, diciamo, nelle interlocuzioni che ci sono stati tra l'onorevole Vittorio Casa, Suraniti e... ci sono state delle interlocuzioni in questi giorni informali tra il Presidente della Commissione Istruzione, Vittorio Casa, che abbiamo in qualche modo pungolato per dire intervieni pure tu, intervenite pure da Roma, e ha incontrato sia Scavone che Suraniti. C'è stata un'apertura da parte loro per la proroga. Ora vediamo con Roma, perché poi, diciamo, tramite Roma stiamo cercando di fare questa concertazione per avviare questa proroga, perché comunque col CGA hanno creato un problema serio. Noi lavoriamo parallelamente, noi lavoriamo pure col discorso di... Quindi noi stiamo è come se stessimo seguendo due strade per cercare di trovare la soluzione o nell'uno o nell'altro. È importante che il servizio parta prima possibile. Io ho detto che preferisco partire il più presto possibile, ho fatto presente tutta la fretta che c'è da una situazione per cui ci sono lavoratori e ragazzi a casa da marzo, e che non vorrei che uscissero fuori linee guida della regione che creino ulteriori casini sulla situazione, per cui bisogna stare attenti a quella cosa là. La cosa più immediata, urgente, noi non siamo spettatori in questa cosa, perché tutto ciò che sta avvenendo e sta avvenendo solo su spinta dei lavoratori, non ne sapevano neanche niente fino a 10 giorni fa.
andava tutto bene, c'erano le organizzazioni sindacali che dicevano, dicono un sacco di sciocchezze, tutto a posto. L'assessore diceva, andava a fare le sue conferenze stampa per dire. Il problema era risolto. Allora, per noi, infatti, ho detto, questo è vigente. Fino a 15 giorni fa, quando voi avete fatto la manifestazione, alcuni di voi lì a Palermo, poi c'è stata l'audizione, siamo intervenuti in aula, ma prima di quei, prima di questi, per noi era tutto ok, perché l'assessore Scavone diceva il servizio sarà, per noi andava tutto bene, mentre invece questa azione ha permesso di investire tutta la politica in regione, perché la responsabilità poi, come dire, sono di tutti, perché ognuno di loro è in province diverse, in città diverse, e questo servizio è capillare in tutta la Sicilia. Quindi dico, tutti in questo momento hanno alle spalle questa cosa che si deve risolvere il prima possibile. Allora, noi abbiamo fatto, allora, la scuola oggi purtroppo è in un caos totale, giusto? In un caos totale per la pandemia, eccetera. Noi abbiamo fatto delle note a quasi mezza Sicilia per dire, vedete che c'è una differenza, vedete che questi lavoratori non possono accudire i bambini disabili e né tantomeno consentire ai bidelli, e nemmeno consentire ai bidelli, articolo 7, mettiamolo già parente, articolo 3, che si tascano i soldi e l'ASA come deve andare a pulire il bambino. Ma non è una questione legata solo su questo, è una questione prettamente giuridica, perché non va bene. Noi abbiamo anche diffidato dirigenti scolastici di mezza Sicilia e molti hanno corso regionali, corso subito ai ripari togliendo i lavoratori che sono stati assunti ATA. Scusami, io sono stanchissimo, se mi parli addosso non ce la faccio completamente. Quindi hanno tolto tutti gli altri e hanno fatto sì che questo servizio iniziasse nella maniera più sicura e più schifosa del mondo, perché di sicurezza, credimi. E quindi sono tornati un po' indietro nelle loro decisioni. Noi, tu mi farai avere il dirigente scolastico, la scuola, che gli scriveremo anche a lui, come abbiamo fatto con tutti gli altri. Io infatti gliel'avevo anticipato. Sì, la nostalgia di oggi.